Amici e amiche, buona giornata, ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con gli europei di calcio in settimana molto importante sul piano della seconda giornata dei gironi che si completeranno oggi, ma già a 24 ore fa ci sono stati dei risultati importanti e storici, come ad esempio la prima vittoria dell'Ucraina. In attesa di Belgio-Romania alle 21 a Colonia, che completerà il girone E dell'Europeo, la notizia del giorno è la storica vittoria dell'Ucraina contro la Slovacchia per 2-1 in rimonta. La favola di una nazione, seppur in guerra, è da prima pagina, soprattutto per le implicazioni che ne verranno se dovesse addirittura avanzare agli ottavi come migliore terza. Sarebbe un piccolo miracolo sportivo degno di nota. A passare in vantaggio per prima è la formazione di Calzona, ex Napoli, con Scranz già decisivo nella gara di esordio. Poi, fra primo e secondo tempo, il controsorvarso ucraino, il pari di Shavarenko e il gol vincente di Yaremchuk. Complicata seconda giornata per il girone D, in cui il pareggio senza reti di Olanda-Francia fa risalire le quotazioni dell'Austria, vincente con pieno merito per 3-1 su una Bologna senza più stimoli. Trauner, Baumgartner ed Arnautovic le firme, con il provvisorio pari di Piatek per i polacchi, con una ultima giornata tutta quanta da godere, in cui le qualificazioni potrebbero anche essere sorprendenti. Chiusura della seconda giornata dei gironi, sabato, con quello F, Georgia-Cechia alle 15 ad Amburgo, Turchia-Portogallo al Dortmund alle 18. E allora andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il gruppo D. La vedete molto, molto, molto complicata, soprattutto a beneficio anche di coloro che ci seguono. Olanda e Francia hanno 4 punti, Austria 3 punti e Polonia 0. Quindi praticamente già sappiamo che la Polonia sarà eliminata e quindi la sfida per la leadership del girone sarà ovviamente tra Paesi Bassi, Olanda e la Francia, anche perché ricordiamo che l'Olanda ha una vittoria, un pareggio, stessa situazione anche per la Francia, invece per l'Austria una sconfitta ed una vittoria. Quindi vedremo poi quale sarà il destino dei protagonisti di questo europeo. Adesso però andiamo a concentrarci anche su quella che è la nazionale azzurra di Luciano Spalletti, che come sapete è reduce dalla bruttissima prestazione ottenuta contro la Spagna, sconfitta per 1-0 su una sfortunata autorete. Il CT in conferenza stampa mette in evidenza non soltanto la bravura degli spagnoli, ma anche le nostre difficoltà. Andiamo a riascoltarlo. È un risultato dove la partita ha detto che loro sono stati una squadra e noi non ci siamo riusciti. È un risultato che hanno meritato di vincere, al di là di quello che è la differenza di un gol più o un gol meno. È una partita che hanno meritato di vincere e che noi non siamo mai stati dentro la partita, non siamo mai riusciti, al di là dei 20 minuti finali, siamo mai riusciti a creare delle situazioni di contesto di gioco corrette per andarsi a confrontare con un calcio di questo livello, ecco. A difendere si spende il doppio da un punto di vista di fatica, cioè doverti adeguare a quelle che sono le scelte degli avversari. Ti sembrano gli stessi metri, ma nella testa e nei muscoli sono il doppio poi di fatica fatta. Siamo sempre stati lunghi, non abbiamo mai accorciato gli spazi dentro e loro ci hanno creato problemi al di là di quello che è il risultato, perché tanto è inutile girarci intorno. È
dunque la sfida contro la Croazia sarà lunedì 26 giugno in contemporanea con Spagna-Albania. La nazionale ha in pratica due risultati, o il pareggio o la vittoria. Ricordiamo anche che quest'anno il regolamento degli europei mette in evidenza che passano le prime due di ogni girone più le migliori terze, e quindi evidentemente anche in questo caso un tocco di speranza per la nostra nazionale ci sarà. Intanto, con l'aiuto della grafica, andiamo a ricordare le partite di oggi degli europei. Si parte alle 15 con il girone F, con la sfida tra Georgia e Cechia ad Amburgo. A seguire poi la gara delle 18 a Dortmund, quella che vedrà protagonista Turchia e Portogallo. Poi si completerà il gruppo E con la sfida delle 21, ossia a Colonia, che vedrà protagonista Belgio e Romania. Questo dunque è quello che è il quadro relativo agli europei di calcio. Apriamo una parentesi di sport. Come sapete, nel corso di questi giorni vi stiamo anche raccontando il mercato, sia per quanto riguarda il calcio che la pallavolo. La pallavolo con le B2 femminile mette ancora notizie importanti per la pallavolo Cerignola, che riconferma per il secondo anno consecutivo il suo libero. Chiara Adorni. Il poker è servito per la pallavolo Cerignola dopo le riconferme di Coccia Scarvi, della mitica capitana Margaret Altomonte e di Bea Pettinari. La società Fucksia ha riconfermato per il secondo anno consecutivo il libero della squadra Chiara Adorni. Reduce da una prima stagione in terra olandese eccezionale, con qualche rammarico per aver sfiorato i playoff. La neopantera ha detto di essere felice di continuare questa avventura iniziata un anno fa e vuole regalare a tutti i tifosi ancora tante belle emozioni. Ho trovato tutto quello che cercavo dal punto di vista professionale. La prossima settimana si preannuncia interessante, poiché saranno svelati i volti nuovi che affiancheranno le riconfermate della passata stagione, per prepararne un'altra che punti al salto di categoria, la B1 nazionale di volley femminile. E con questo siamo arrivati al termine del nostro speciale dedicato agli europei di calcio, che torna come sempre domani alle 12:40. Per quanto concerne invece l'informazione, ci risentiamo nel corso del pomeriggio. Grazie e buon fine settimana.